L'atmosfera magica e festosa del Natale ha un fascino particolare a Rocca Imperiale, dove l'amministrazione comunale ha predisposto una ricca serie di iniziative per accogliere turisti e visitatori. E i caratteristici mercatini di Natale, a pochi metri dal mare e con tanto intrattenimento, soprattutto per i più piccoli, hanno fatto da apripista ad un lungo calendario di eventi. È un evento che abbiamo riproposto già per il secondo anno di seguito. Quest'anno ricominciamo nuovamente dalla Marina, dallo Scalo, l'anno scorso, e abbiamo anche fatto delle iniziative nel centro storico che riproporremo anche quest'anno con il concerto natalizio. Questo luogo si presta particolarmente per una serie di motivi, è il cuore del paese, quindi è un luogo che utilizziamo per questo tipo di eventi e di attività, e vedo che riesce bene perché già la seconda puntata quest'anno si ripeterà domenica prossima e fino alla fine del mese, insomma, con una serie di eventi che abbiamo organizzato come amministrazione comunale. Abbiamo un calendario molto fitto. Il 23 dicembre ci sarà una commedia di Natale comica, brillante, nel monastero dei frati francescani osservanti, nel centro storico, e poi il 28 dicembre nella chiesa madre a Rocca Imperiale, sempre nel centro storico, ci sarà un concerto di chitarre. Un altro giorno è il 26 di dicembre, sempre nel monastero dei frati osservanti, in collaborazione con i ragazzi dell'Uitari dell'Ionica, anche lì ci sarà un concerto di musica popolare. Un'altra cosa da ricordare è che tutti i fine settimana ci sono dei ragazzi di Rocca, degli artigiani, giovani artigiani di Rocca, che fanno un'esposizione di presepi fatti artigianalmente.